Nessuno disprezza gli orrori del caos più dei Celestial Vindicator. E beh, meglio punire il nemico! Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche, bentornate alla nostra rubrica della domanda fondamentale. In questa edizione della domanda fondamentale trattiamo della fiera di Modena. In particolare, vale la pena di andare a Modena? Noi ci siamo stati in occasione della Modena Play. Com'è stato la Modena Play? A breve ve lo racconterò. Innanzitutto, prendiamo in esame l'ente fiera, quindi la struttura di per sé. Voi, cari amici, dalla vostra frangia orientale o dal lato della galassia in cui vi trovate, volete recarvi direttamente alla fiera di Modena. Quale mezzo è meglio utilizzare? Beh, se siete dotati di teletrasporto, direi assolutamente il teletrasporto. Se ancora invece vi muovete con mezzi obsoleti, direi auto privata. Anche se una buona combo è treno con taxi. Attenzione però, perché la fiera, soprattutto nelle giornate di sabato, è molto frequentata e quindi potreste necessitare di prenotare per tempo il servizio taxi. Perché dico auto privata? Nonostante l'ente fiera metta a disposizione di chi si rechi in treno una navetta che fa la spola appunto dalla stazione di treni di Modena alla struttura dell'ente fiera, diciamo che per molti non è la soluzione migliore, un po' per le tempistiche, un po' per il servizio di per sé. Quindi in questo senso, soprattutto anche per il fatto, e ve lo consiglio, è sempre bello visitare Modena città e dintorni andando magari a pernottare la sera prima se se ne ha la possibilità, quindi magari il venerdì sera per il sabato sera per la domenica e via dicendo. In questo senso la fiera, l'ente fiera, a livello di organizzazione vi mette a disposizione anche tutta una serie di servizi legati anche al pernottamento, quindi se ne volete usufruire basta visitare il sito della fiera della Modena Play e trovate tutto questo servizio a vostra disposizione. In generale comunque a Modena si sta bene, si mangia bene, la gente ci piace un sacco e quindi direi già solo per questo ne vale la pena. Ci rechiamo in macchina alla fiera di Modena. Parcheggio. All'esterno della fiera sono disponibili degli spazi per il parcheggio gratuito. Ovvio che, essendo molto frequentata, conviene arrivare molto presto. La fiera mette a disposizione un ampio parcheggio, in questo senso è a pagamento. Noi che siamo abituati ad arrivare da posti molto costosi, tipo la fiera di Roma a Milano, per cui una mezza giornata ci costa 20-30 euro di parcheggio, non si fa fiera di Roma a Milano, non si fa. Invece a Modena l'ente fiera chiede semplicemente 7 euro per tutta la giornata, quindi relativamente economico se paragonato ad altri competitors molto più costosi. In questo senso il parcheggio, addirittura se avete paura di non trovare posto perché magari non arrivate in mattinata, pensate di arrivare nel pomeriggio e quindi oh mio dio ci sarà posto nel parcheggio a pagamento, potrete prenotarlo prima, semplicemente offre anche questo servizio di prenotazione del posto auto comunque per parcheggiare, posto auto controllato eccetera eccetera. Entriamo finalmente in fiera, quindi siamo arrivati in una macchina, abbiamo parcheggiato, vogliamo entrare in fiera. Entriamo in fiera, l'ingresso in fiera anche nei momenti di grande affluenza è abbastanza fluido e scorrevole, e anche fare il biglietto sul posto al momento, per chi di noi, tipo il paesiello che voi sapete, Brecina Corta, ha voluto farlo sul posto invece di prenderlo per tempo con la prevendita come abbiamo fatto tutti noi altri, in realtà ci ha messo pochi minuti e quindi siamo entrati abbastanza agevolmente. La struttura l'ho trovata molto gradevole, molto proporzionata anche per quanto riguarda l'evento, si gira abbastanza bene. Noi abbiamo sfruttato giornate di bel tempo sia a livello climatico ma anche per quanto riguarda proprio sole, mare eccetera eccetera. In realtà però anche se dovesse piovere, a parte ovviamente tutto quello che è la struttura esterna, quindi gli eventi tipo gli zombie che ci sono stati eccetera eccetera, potrebbe essere un problema. Per tutto il resto dei padiglioni invece, che ci sia bello brutto tempo, si va via col liscio. All'interno troviamo una struttura, come dicevo, molto gradevole, ben strutturata. Per quanto riguarda la Modena Play in particolare, avevamo tutto un padiglione
dedicato al Wargames e al gioco del Wargames. Dall'altro lato, quindi di fronte, avevamo il padiglione invece proprio per i giochi da tavolo. Collegato c'era l'evento cosplay, videogames, c'è un padiglione esterno collegato al padiglione del Wargames dedicato ai bambini, quindi potete anche parcheggiarvi nel caso vogliate e ne abbiate, e contestualmente anche una parte di questo padiglione dedicato ai bambini dedicato ai privati o comunque agli inventori di giochi che presentavano i loro giochi inventati appunto da loro alla fiera e li mettevano a disposizione. Per quanto riguarda la struttura, molto piacevolmente sorpresi dal lato pasto, cosa per me sapete molto importante. In questo senso è una delle poche fiere dove consiglio di mangiare direttamente in fiera, perché comunque il rapporto qualità-prezzo è comunque buono. Certo, se mangiate in qualsiasi trattoria al di fuori della fiera si mangia anche meglio, siamo d'accordo. Però rispetto a, ad esempio, Novegro, parlando delle puntate precedenti di questa rubrica, dove sconsiglio assolutamente di mangiare in fiera, se non addirittura di portarsi eventuali viveri da casa, per Modena non è così. Per quanto riguarda tigelle, gnocco fritto, c'è un'ampia scelta, si mangia bene, il prezzo comunque, il rapporto alla qualità dei prodotti è buono e quindi si può mangiare tranquillamente anche in fiera. L'acqua ve la fanno pagare un euro, quindi non vi rapinano, vi fa molto bene anche questo. Se posso suggerire qualcosa a livello di miglioramento all'ente fiera, aumenterei appunto i punti ristoro, perché le code erano tante ed erano lunghe, e soprattutto, se possibile, aumenterei il numero dei bagni a disposizione, perché anche per quanto riguarda i maschietti diciamo che è stato parecchio tosto ogni volta fare la fila, perché c'erano tipo 3 bagni a disposizione per tutta la fiera, una roba del genere. Adesso esagero un attimino, ma il problema è che sono effettivamente pochi. La fiera in sé, quindi parlando proprio invece del Modena Play. Il Modena Play è un evento che mi piace definire fiera vecchio stile. Cosa intendo per fiera vecchio stile? A oggi, quando andiamo a una fiera del gioco, del fumetto, eccetera, eccetera, solitamente cosa ci troviamo? A cosa ci stiamo abituando? Ci stiamo abituando a una fiera satura di cosplayer, che intasano come i maledetti, ok? Mentre invece, ad esempio, per quanto riguarda i cosplay, erano presenti, infatti accennavo prima a un contest cosplay, erano però pochi e comunque di alto livello, tranne quello vestito da Cuzco. Quello vestito da Cuzco, NCS, non ci siamo per niente. E tu lo sai che eri vestito da Cuzco, tu lo sai. Detto questo, quindi cosplay pochi di alto livello, quindi che non intasavano, anzi, erano soprattutto poi dedicati proprio anche a quello che era il mondo dei nostri giochi, che fossero da tavolo piuttosto che a livello di wargames, quindi anche questo è stato molto piacevole perché a tempo. Dicevo, fiera vecchio stampo. Noi normalmente siamo invece abituati, dicevo, a fiere ad eventi saturi di cosplay che non ci si muove più, dove in realtà l'evento principale è la gara cosplay. Nulla di male in questo, però parlando di fiera, io arrivo in una fiera dove, a meno che non ci sia disponibile dell'usato, trovo la fotocopia dello store di vendita, quindi ci sono tanti store di vendita, tutti la fotocopia uno dell'altro, quindi tutto a pagamento, dove solitamente appunto si mangia male. L'evento, quindi lo spettacolo se così vogliamo, è il contest cosplay, che se non mi interessa, non mi interessa neanche a questo punto lo spettacolo, quindi salvo spendere dei soldi per in degli store fotocopia, dove però il prezzo solitamente è al pari a quello di mercato e quindi non mi contestualizza, non mi giustifica il biglietto alla fiera, al Modena non è così. Al Modena è un evento per godersi la fiera. Vuol dire che potrei anche non comprare assolutamente nulla in fiera, cosa impossibile perché al Modena c'è tanta roba bella, ma soprattutto per dirvi, si trovano stand, se guardate poi le nostre interviste galattiche sempre qui sul canale vedete che abbiamo intervistato tanta gente molto interessante, ad esempio il gruppo del Fanga Team, per dirne uno sugli altri, che per il quale aveva uno stand enorme, ma non potevate comprare nulla, perché in realtà vi mostrava semplicemente quello che la loro associazione faceva, cioè dei diorami stupendi dal fantasy a quello che è lo storico, e se siete delle parti di Modena piuttosto che limitrofi potete anche aderire al loro club, quindi far parte di questo gruppo magnifico e dare sfogo al vostro hobby, e così in tanti altri gruppi. C'erano ad esempio i ragazzi del sito dell'Anello, su un diorama enorme c'era la possibilità, se trovate dei personaggi specifici, di vincere un modellino e portarvelo a casa, piuttosto che dei ragazzi che hanno ricreato quasi da zero Epic, e con dei modelli che si sono creati da soli, che stanno portando avanti, e lì non potevate comprare nulla, potevate solo ammirare i modelli ed eventualmente far parte del team, e con loro poi cominciato un percorso, quindi una fiera da vivere. E questo solo per la parte Wargames, perché nella parte giochi da tavolo
con tutto che c'erano ovviamente le aziende che presentavano i loro giochi, il centro della sala era occupato da una distesa di tavoli infinita di gente che giocava e riprovava. Quindi io avrei potuto sedermi e provare tutti i giochi disponibili, ok, senza neanche doverli comprare. Solo, cioè, li provo e se mi piace lo compro. Addirittura molte case mettevano a disposizione delle persone perché giocassero con noi se non avevo delle persone che venivano con me per giocare. Geniale questa cosa. Quindi una fiera assolutamente da fare. Senza contare che personalmente ho trovato un sacco di appassionati, che fossero del War Games piuttosto che del gioco da tavolo, ma anche del cosplay. E questo è veramente il clima che voglio trovare una fiera. A questo punto mi giustifica tutto. Strada, tempo, biglietto, energie, e mi fa sentire bene, mi fa sentire parte di un mondo, il nostro, che è un mondo fantastico. Parlando poi di appassionati, c'è stato, e qui mi sento di fare dei complimenti a tutti gli store manager italiani di Games Workshop, perché dopo tanto tempo hanno organizzato un evento fantastico per quanto riguarda il gioco di Age of Sigmar, piuttosto che di Warhammer 40.000, piuttosto che anche un fantastico torneo di pittura con dei premi di livello, a cui hanno partecipato anche pittori sinceramente e sicuramente molto amati o comunque molto conosciuti dal pubblico. Salutiamo Angelo Di Chello, riusciremo a intervistarti prima o poi, Angelo, questa è una promessa. Ringrazio l'Astropate e tutto il suo team con cui era presente, degli Araldi, che hanno dato un sacco di cose belle a questo evento, Nicolas in particolare, grazie al fatto che dal vivo dava risposte di background alla qualunque, infatti l'ultimo giorno non aveva quasi più voce, come Angelo tra l'altro, perché spiegava e consigliava tutti i pittori presenti, senza contare, non mi ricordo, scusami tantissimo, la ragazza che faceva degli ottimi artwork, e poi soprattutto la sfida che ho potuto apprezzare, voi ancora non lo sapete, ma il nostro Umberto, la voce fuori dalla telecamera, ha una sfida aperta con uno dei partecipanti degli Araldi per quanto riguarda Blood Bowl. Infatti a breve posterò la foto degli schiaffi che si sono dati fisicamente sulla nostra pagina Facebook. Quindi, domanda fondamentale, vale la pena di andare al Modena Play? Assolutamente sì. Come per ogni nostro video, vi ricordo, se questo video vi è sembrato utile o inutile anche in questo caso, fatelo sapere scrivendo qui sotto, c'è la parte per i commenti. Se avete voglia di sapere qualcosa più nello specifico che magari non abbiamo detto in questa sede, o avete voglia che visitiamo qualche negozio, qualche evento, come tanti di voi ci stanno chiedendo, basta che ce lo scrivete qui o qui sul canale o direttamente sulla nostra pagina Facebook. Mi raccomando, il mi piace, la campanellina per quanto riguarda YouTube, che se la cliccate vi permette di non perdervi neanche un video. Se vi è sembrato utile potete anche condividerlo, o anche no, condividete lo stesso anche se non vi è sembrato utile, perché no. Per il resto vi saluto, alla prossima.